Ciao a tutti, siamo Davide e Giorgino. Allora, oggi Giorgino, io e lui faremo una chiacchierata perché nel leggere i commenti... Sicuro, c'è gente che chiede. Ecco, abbiamo trovato un commento dove ci chiedevano... Chiedevano a lui, non a me. No, chiedevano a lui, dai. Comunque, cosa succede nelle varie fasi dei mesi durante l'anno e cosa si può fare del maiale durante le fasi dell'anno. E allora gli ho detto, Giorgino, registriamo. Facciamo una chiacchierata e discutiamo, così intanto io ti faccio delle domande. Sì, sono tre o quattro, Davide, le cose che si possono fare nell'arco dell'annata. Sì, sì, però la curiosità di uno che magari non ha il maiale dietro casa, non sicuro. Diciamo, uno parte che deve comprare un maiale, no? Un maialino. Deve comprare della carne per lavorarla. Esatto, però mettiamo che uno vuole proprio allevarselo il maiale, così sa quello che gli dà da mangiare. Non può più farlo, Davide. Vabbè, però facciamo finta che non può più farlo, facciamo finta che uno lo facessimo uguale negli anni 50. Esatto, difatti la differenza degli anni dei tuoi tempi. Sicuro. Io non c'ero. No, hai ragione, sì. Ecco, questo qua molta volevo arrivare. Diversità, sì, bene. Molta diversità. Quindi si acquista un maialino perché uno non ce l'ha, quindi si va a prendere un maialino o due. Che lo si prendeva a novembre o dicembre, a settembre, che aveva già... chiamato così lattoncello che aveva già i suoi 40-50 kg, hai capito? Sì. Da 35-50 kg, okay. Questo era magari ottobre, novembre, dicembre. Uh-huh. E se lo portava, se lo accudiva fino a Natale dopo, quindi un anno di più, anche 13-14 mesi raramente, ma i 12 mesi direi che c'erano per tutti i maiali, fino ad arrivare a un peso di peso qui. Dipendeva sempre dal lattoncello che avevi preso. Ah. Perché ho avanti più avanti che c'era un altro nome che in dialetto lo si chiamava non il lattone grosso, ma Ascursion. Lo scursone, che era già un maiale da 50, 60, 70 kg. Dipendeva qui quando lo prendeva, questo lo prendeva marzo-aprile. Se tu prendevi una bestia già da 70 kg, vuol dire che andare a Natale, perché l'ultimo mese, l'ultimo 40 giorni, chi lo accudiva gli davano giù carne, cosa vuol dire? Che era molta farina gialla, molto orzo e poca crusca. Mm. E lì facevano i cosiddetti la massa. C'erano dei lardi da 10-11 centimetri. Quando si uccideva una volta il maiale, non si uccideva per dire guarda che magro, guarda che prosciutto. Si uccideva per dire ma guarda che lardo. Se il maiale non aveva lardo, avevi consumato un'annata. Quindi questa è la prima differenza. La prima differenza, che è talmente lunga e grande che uno non può... Adesso, col nostro maiale, faccio un inciso, se noi abbiamo un maiale che lo provano con degli sensori, che supera, faccio per dire, i 3 cm di lardo, viene multato. Se il maiale è più di 9 mesi, viene multato. Se il maiale è più di 175 kg, viene multato. Tu pensi invece una volta che un maiale... che era uno scarto, era 170-180 kg, era uno scarto, era tutte robe da 220-230. Poi chi aveva la fortuna o sfortuna, chiamiamola come vogliamo, di uccidere una scrofa o un verro castrato almeno 6 mesi prima, uccideva non un maiale, uccideva una mucca, che si parlava di 4 quintali, 4 quintali e mezzo. Ma il sapore della carne poi? Il sapore della carne bisogna fare molta attenzione perché era molto diversa, perché è una carne molto fatta, molto scura, molto rossa, andava bene più per fare dei bolliti che per fare delle conservazioni. Dei salumi. Il salame lo facevi una buona coppa, facevi una buona pancetta. Ah, quello sì. Ma dopo il salame era... Il lardo lo facevano per intero, dalla spalla al prosciutto, poi lo appendevano sopra il caposcala e da lì tutte le mattine via una fettina e facevi il ragù, la pestavi. Questo era perché il bianco doveva essere molto alto, a differenza d'oggi. Era il famoso, che ai tempi c'era poco olio d'olio. No, usavano tutto questo. Si usava lo strutto e il lardo. La pestata di lardo, anche arancido,
ma era lo stesso. Chi poteva avere un bimbo, una fettina di lardo da mettere su uno stecco, da unzer a sproc, e poi metterle sulle braci, attento col crostino di pane duro che non cadesse la goccia nella cenere, era sempre lì a tocciare così. Erano altri tempi. Adesso ci sono cose molto migliori per me. C'è lo yogurt di soia. Sì, no, hanno anche il modo di mangiare, danno molto meno farina gialla di mais. Hanno orzo, hanno dei mangiare soia, hanno dei mangiare molto diversi, dove il maiale secondo me fa anche molto meno male, perché dei grassi ne ha pochissimi. Sì, sono, diciamo, che con le lavorazioni attuali, con l'accuratezza che hanno adesso, sicuramente hanno sempre delle carni sane. Noi e siamo tranquilli. Una volta c'erano le famose morte bianche, che chissà cosa ha mangiato. Sì, lo sanno solo loro. Stavo per dire una cosa di un episodio che è meglio non raccontare, ma voglio dire anche adesso, se tu prendi un maiale, poi durante l'arco dell'annata ti viene voglia di fare, dipende sempre dal tipo di stagionatura che puoi fare, perché se fai la salsiccia e il cotechino li puoi fare quando ti pare, anche il mese di agosto. Anche lo zampone. Ma anche lo fa sempre parte del cotechino. Lo puoi fare quando ti va, perché è carne che va cotta. La carne che va cotta non ha problemi. Insaccato. È l'insaccato della carne da conservazione che è molto dura, tipo la coppa, la pancetta. Se non è uno come Davide che ha certi particolari, a certe stanze di scorrendo, tipo questa ragazzi che vediamo adesso. Il prosciutto, la spalla, io queste cose le ho fatte tutte, sapete, però le devo fare d'inverno. E adesso fare anche molta attenzione, perché siccome che non viene tanto freddo, dobbiamo essere molto scaltri, saper prendere l'occasione di quel periodo, che è abbastanza, in tutto quello che ho detto, prosciutto, coppa, è abbastanza i primi 20-25 giorni. Poi dopo si cambia anche un po' la temperatura, si è già messo in sano la carne e cambia, e non può dare più fastidi. Sono i primi giorni, i primi 8-10-15 giorni, dove la carne deve perdere il sangue, deve fare certe cose. Una volta queste cose non ci pensavamo, perché non c'era neanche il frigo. Voi altri pensate, come molti di voi lo sapranno, il salame andava messo sotto cenere oppure sotto strutto. Sì. Che erano due belle cose tutte e due, però sotto cenere diventavano duri come i sassi e sotto lo strutto diventavano arancidi. Quindi abbiamo già capito che erano due tipologie provvisorie. Non, lasciate lì un anno poi. No, qui si parla, perché quando tu eri al tempo del mietere a luglio, si parla di salami che non ce n'erano mica più. Ah beh, certo. Allora voglio dire questo, a luglio si cominciava già, a giugno, perché neanche a giugno, si cominciava già a tagliare il prosciutto di spalla, si tagliava già la pancetta, la coppa era già stata tagliata. Sì. Dipende poi anche dalle famiglie come erano numerose. Sì, sì. Comunque diciamo. No, ma anche tipologie proprio che non avevano delle cantine a terra, ma c'erano molto caldo. Qui parliamo proprio del maiale, sostentamento della famiglia contadina. Chi poteva avere un maiale? Il cosiddetto in dialetto di Galporco, in Talcius, ha il maiale dentro il porcile, voleva dire non per il contadino, ma per l'operaio che aveva qualcosa in cassa, aveva qualcosa in banca, aveva qualcosa, diceva hai già il maiale tu. Adesso se ce l'hai te lo portano via. No. Non puoi dentro, ci pensa l'Europa. Sì, poi non puoi neanche levarlo adesso, facciamo attenzione, perché per levare un maialino in casa, cosiddetto come si faceva una volta, che avevi il porcile, non lo si può più, perché devi avere i locali. No, a parte i locali, devi avere una partita IVA, devi avere un numero, un codice che tutti i maiali hanno, che lo hanno nell'orecchio, e poi dopo lo si trasforma dentro la culaccia, al prosciutto, se tu guardi. Sì, viene
Quindi se tu non c'hai queste caratteristiche, lo può fare un coltivatore diretto. Un agricoltore. Uno che ha un'azienda agricola, che difatti ha la partita IVA, tante queste cose, ha le mucche, può avere anche il maiale. Non so se hai visto il video di mio zio là, a Rovigo, dei salami all'aglio, che anche lui facendo i maiali fatti in casa. Ah, il cosiddetto maiale fatto in casa. Cosa succede? Succede che devi fare domanda all'USL prima. La denuncia. L'USL viene, ti fa la visita all'animale, al maiale, quindi lo controlla e ti dà un certificato. E ti dà due date anche. Ti dice, tu lo puoi fare in questi due giorni, non devi passare questi due giorni. Passati questi due giorni non puoi più fare, quindi ti dà proprio le date per mi fare. Mi devi chiamare. Fatto questo, fa l'analisi della carne, e quindi tutta questa cosa qua ha una ghiandole inguinali. Ha una spesa abbastanza. Ha una garanzia anche, dai. È una garanzia, però se uno dice. Me li faccio in casa perché risparmio, non è sempre vero. No, non risparmi mica. Poco. Allora tu guarda che io fino al 2005, adesso non ricordo bene, ma 2006 o 7 massimo, c'avevo io un cugino che mi faceva i maiali 4-5 tutti gli anni, il più piccolo magari era 218 kg, tanto per darvi un esempio. Questo qui doveva fare la denuncia, già come ha detto Davide, all'USL. Venivano certificati. Due giorni prima di fare la prima macelleria, bisognava avvisare l'ufficio sanitario a Modena. Qua il giorno che uccidevi il maiale, prima di trasportarlo, dovevi aspettare, anche se eri in ritardo all'orario che ti avevano dato, dovevi aspettare che venisse il veterinario. Facevi i prelievi dovuti, facevi il timbro, caricavi il verbale di trasporto, questo qui lo portavi a casa. Solo il giorno dopo potevi mettere le mani al maiale, perché durante queste 24 ore, se c'era qualcosa, il gruppo veterinario ti telefonava e ti diceva: guardate che il maiale non è idoneo alla macellazione. Ci sono delle procedure che alla fine salvaguardano anche la nostra salute. Hai detto bene, e poi tutti questi ragionamenti andavano a qualificare i soldi. Esatto. Quindi quando sei in ultimo, non è che avevi il vantaggio di dire: questo l'ho allevato io con la roba mia. Questo è l'unico vantaggio che potevi dire. E poi anche a livello di macelleria, una volta che tu, mettiamo anche che il maiale tu non lo allevi, no? Che ormai, come abbiamo detto, sarà difficile. Sì, gli ultimi io non li mai allevato ci maiali. Va da un macellaio, si va in un macello, si va insomma dove vendono, compri la mezzena, compri il maiale intero. Un macello al pubblico. Te lo danno già raffreddato, già sgocciolato, quindi tu vai a casa con la mezzena sullo già. Già veterinario fatto. Già, perfetto. Come puoi se andassi andare a comprare tranquillo, Sì, come se andassi a comprare una bistecca dal macellaio. Uguale, diciamo. Arrivi uguale. A casa, lo sezioni. Io faccio così. Allora, intanto mi hanno chiesto quando è che facciamo la mezzena, la divisione, tutte le cose. Adesso st'inverno, se tempo sì, permettendo, dopo, tempo sì, permettendo guarderemo, sì. E quindi una volta che tu sei a casa, vai a fare le divisioni e la preparazione. Ti fermo qua, non posso neanche fare la mezzena perché? Ma guarda che ci sono delle cose nella vita delle volte strane. Una volta mi portavo a casa due maiali, quattro mezzene, appese il camion con la gru, me le appendevo qui e là, e andavo a prendere con la gru, le infilavo via dentro, avevo dei video di queste cose. Adesso non riesco più. La mezzena la devo fare minimo in tre parti. La spalla con la testa, la pancia con la coppa e la coscia. Perché non stanno in macchina. Ah beh. Io dico che la mesella minimo la faccio. Deve la station wagon. Cioè, tanto per dire che se uno le piacesse dire questa è la mia mesella, con testa compresa. Ah, tu dici. Qua, la taglio, la ribalto, mi resta il guanciale qua.
Sì, sì. Tu dici se non facciamo il video. Mi resti me. Ah, sì, sì. Il prosciutto, la, il lombo, la coppa e la terra. Non posso più farlo questo. Beh, allora lo faccio io adesso. Siccome io ho la possibilità di farmi arrivare la mezzina intera, la porto qua sul tavolo e poi la teniamo intera, la facciamo qua. La, no? Così la, facciamo. Ti vai faccio sotto il costato, giri e giri la coppa. Ma queste qui sono cose che poi faremo vedere con dettagliata la cosa, così. Va bene, quindi una volta fatto questo, allevato questo maiale, torniamo al punto, quando ai tempi si cominciava già a... Il maiale lo si manteneva magro nel periodo estivo. Perché c'era poco da dargli. No, ma c'era pochissimo, mica poco. Tant'è vero che l'ardor veniva da conto la lavatura dei piatti, che un gran unto, un gran... non c'era, però teneva da parte la lavatura dei piatti. Le pelature delle patate. Sì, le scorze delle cocombere. Questa qui, l'erba medica. Gli davano la zucca. Tutte quelle cose. Le zucche facevano a porto. La zucca tenevano il seme da salare e la zucca da dare al maiale. Facevano le romelline, le bristoline. Io mi ricordo di mia nonna che aveva sulla aia stese queste cose da seccare. E poi c'aveva la macchina che faceva a fette le zucche. C'era questa lama che giravi e partivano le fette di... Detto indietro al succhetto. Il succhetto. La zucchina per maiale, quella gialla poco buona, scorsa. Così, e facevano, le davano finché poteva, e della crusca, perché la crusca manteneva l'intestino pulito. Ah, di pulito, sì, teneva ben pulito. Com'è, e qui facevano il telaio, esatto, e qui il maiale faceva il telaio, si preparava l'ingrasso. Quando eravamo lì a settembre, si cominciava già a spallettare un po' di gran turco e orzo, ottobre un pochino di più. Novembre era il mese dove quei 30 giorni lì il maiale cresceva 30 kg. C'era qualche maiale che cresceva anche 1,1 kg al giorno. Però? Sì. Le ghiande però non gliele davano? No, le ghiande gliele davano chi potevano, ma noi parlando di montagna, sì, ma parlando... Ah, montagna, la ghianda ingrassa, ma parlando di pianura dove abito io, la ghianda proprio, difficilmente. Cioè non era un contadino che aveva una pianta di ghianda, ma era roba irrisoria, si parlava di un 2-3% rispetto al maiale che mangiava. Ma in ultimamente si pestava sul Gran Turco. Mm-hmm. Lì, addirittura poca acqua e molta farina, proprio che il maiale quando mangiava impalava. Facevo il pappone. Vabbè, arrivati al peso, diciamo... Lì, parliamo sempre di un maiale fatto così, non mai meno di 180 kg. E siamo giù di lì a novembre? No, i primi di dicembre. Primi di dicembre. Siamo arrivati adesso. Prima di dicembre e chi ne aveva due ne faceva uno prima di Natale e uno dopo Natale o i primi dell'anno, sempre stato più o meno così. Allora non c'erano le stagioni che ci sono adesso, ti potevi permettere di uccidere il maiale e tenerlo 5 giorni senza cella, le mettevano in cantine perché i freddi erano talmente tanti che erano come in cella. E quindi diciamo il lavoro della pcaria, del macellaio, della macelleria in campagna, nelle aziende agricole, insomma dal contadino, comincia a dicembre, no? Sì, quello. Quindi, diciamo più dicembre-gennaio che novembre-dicembre. Poi c'erano queste, diciamo, loro dicevano facciamo macelleria. Mm-hmm. Si partiva al mattino alle 6 mm-hmm. fino a mezzanotte. Accendevate il fuoco dentro? Sì, no, ma a guastare tutto il maiale. Mi ripeto, non vorrei essere pesante, ma quando veniva l'ora di fare il cotechino, tu ci avevi 2 ore e mezzo o 3 perse, perché loro non c'erano le macchine elettriche. La cottica doveva fare dei tagliolini 3x3 o 4x4 che erano già grandi e poi uno si metteva, il più robusto della congricola, si metteva lì e macinava le cottiche, ma ci voleva un tempo madornale. Invece... Ecco perché quel signore mi ha chiesto se si possono bollire le cottiche. Indubbiamente che quando avevano dei maiali o una scrofa che non aveva molti... E non avevo molto maialini o facevo poco latte, era già una bestia che andava sui 18-20 mesi
e la cotica era un po' dura. Allora si usava a fare che tagliavi le cotiche a fette 4-5 cm per la lunghezza della scheda, poi le bollivi un'ora, un'ora e mezza, le lasciavi raffreddare e poi dopo le andavi a tagliare. Allora si era immorbidite, sì, e le andavi a tagliare a mano, perché il problema era la cotica. Era la cotica, perché tu tenevi il prosciutto, la coppa, la pancetta, molte volte tenevi il filone, la lonza, il lonzino, molte volte, e la spalla, il prosciutto di spalla. Tutte quindi noi andiamo a parlare che di salami, cioè, si parlava di 10, 12, 15 salami, si parlava di 8, 10, 15, 20 cotechini, 5, 6, 7 kg di salsiccia, in maiali, perché c'era poco magro, ma c'era poi anche tanti chili di grasso, perché voi, Ah, facendo il prosciutto, la spalla, la pancetta e la coppa ci rimane ben poco, perché poi dopo rimane la costaiola, un po' di pancia. Il guanciale dalla testa. Sì, anche quello si poteva perché fare. Lo salvavi il guanciale per fare le pestate, per fare il ragù, e ci rimaneva la testa svestita. E questo era per il sostentamento, e quindi si cercava di massimizzare più... Il reale doveva essere lì, doveva essere quella cosa che ti copriva non tutto l'anno, ma la maggior parte. Quindi uno prende un maiale e può decidere se a fare delle bistecche, quindi la grigliata, ma anche ora puoi farlo, certo, grigliata, coppe, bracciole, costine, così, oppure destinarlo alla salumeria. Puoi, puoi anche evitare di fare dei salami col maiale, ma come dice Davide, fai bistecche, puoi fare quello che ti pare, anche puoi evitare. Ecco, eviterei solo i cotechini, li farei in ogni caso, perché poi il cotechino, sia la carne che la cotica, sia la carne, la bollo, diventa un bollito di maiale, ma la cotica dobbiamo buttarla. Se non fai sempre il cotechino. Se non fai sempre cotiche e fagioli, perché se fai cotiche e fagioli tutto il tempo della. Se no fai su una porchetta, se no fai sulla porchetta la cuoci che diventa bella croccante. No, sì, comunque il periodo è quello lì, è quello di dicembre. E poi c'è la decisione di fare. Decidere se fare salumi, bistecche, cioè uno deve decidere comunque, prima. Comunque guardate che a fare della carne da conservare il tempo di oggi. Oggi è dura, ragazzi, è dura, che fare i salami non c'è bisogno di averne una maruga così, ma ci sono quattro cose essenziali, quattro, a mio modo di vedere. La scelta della carne, prima, il sale, il budello, il lavaggio del budello, la pulizia del budello e il posto da stagionare. Se a voi vi manca una di queste cinque cose, guardateci bene prima di mettervi sotto a farlo, perché dopo diventa molto dura. Perché dicono il sale, no, il sale mi dà conservazione della carne, poi gli aromi che piacciono a te, ci metti quello che ti piace, ci metti i pepi, ci metti la noce, il rosmarino, l'aglio, puoi fare quello che ti pare a modo tuo. Ma se manca il sale, se metti gli ingredienti senza il sale va male tutto, ma se metti il sale senza questi ingredienti avrai una carne salata con pochi sapori, però la carne è sana. Ma questi elementi sono essenziali. Va bene, dai, abbiamo fatto la nostra chiacchierata, magari la prossima volta parliamo dei budelli. Budelli, insomma, di altre cose, ce ne sarebbe da parlare per... Ho detto così perché sembra facile, prendo un budello, no, non è così. Lo so. Dai, poi dopo vediamo, faremo una preparazione. Perché io ho mangiato dei salami anche poco tempo fa, che bisognava prendere, come si dice, un merletto per i panni. Metterselo qui, perché il palato magari... era così e così, ma l'odore non ci stavi mica sopra, il budello, vuol dire che non era lavato bene, non è andato male. Dai, va bene, allora ti ringrazio Giorgino della chiacchierata, ma spero di avervi fatto compagnia e aver parlato di cose che possono interessare. Avevamo pre-registrato un video dove abbiamo presentato lo stagionatore, ci trovavamo qua con già salami, anzi... tanta roba, anzi, vi dico di più. Davide ha messo il dito nella piaga. Lo so io. Ci trovavamo qua e... aspetta, ne metto un po' che è più fresco. Signor. Salute. Alla tua, Davide, alla vostra, ragazzi. La vostra. È sempre un piacere stare qui con voi. Con me.
siamo vicini. Con te è già, ma con Davide è già scontato. È con loro che no, c'hai ragione. Io non li vedo. È grazie a loro che il canale può esistere. Sono buonissimi, brava persona. No, dicevo, grazie. Ci trovavamo qua e avevamo iniziato a fare delle chiacchiere proprio su queste cose qua. Ho detto io, dai, che registriamo, magari può interessare qualcuno, poi lo buttiamo su, vediamo se ci sono. Poi anche questo dipende dalle località, ragazzi, chi è in montagna, chi è al mare, chi è dipende anche dalle posizioni geografiche che uno si trova, No, perché adesso fermiamo tutti, mi scrivono dall'Australia, mi scrivono dal Sudafrica, mi scrivono dalla Cina, addirittura. Dalla Cina, mi chiedono come possono fare a fare i salami là. Io, se tu hai uno stagionatore, fai quello che vuoi, lo puoi fare anche, hai già eliminato anche tutte le mie parole. Sull'equatore. Là, io, cioè, è sempre questione dell'ambiente dove metti a stagionare, perché se non hai l'umidità e la temperatura giusta, butti via tutto. Quindi sono domande un po' senza avere dei dettagli precisi, un po' particolari, che si fa fatica a rispondere. Comunque ricordatevi, 5. 5 e non erano 4? La carne. Carne. Il sale. Il budello. Lo stagionatore. È il tempo di stagionare. Ah, ok, ci hai fatto un aggiunto, dai. Ciao a tutti. Ci vediamo. Ciao.